Ciao a tutti da Vittorio, voglio parlare di Milan-Napoli, della sfida di Champions League che ha visto il Milan vincere. Devo dire che sia al momento del sorteggio, sia ieri, poco prima della partita, credo che tutti noi erano convinti che il Napoli fosse favorito. E invece il Milan ha passato e secondo me con pieno merito, perché anche ieri al Maradona il Milan secondo me ha meritato di portare a casa il pareggio, anzi stava praticamente vincendo, Osimhen ha trovato il gol nei minuti finali. Partiamo da una cosa, togliamocelo subito di torno. Il rigore di Leao secondo me c'era. Leao prende il piede del giocatore prima di prendere il pallone, secondo me quello è rigore ed è strano che l'arbitro e il VAR non siano intervenuti. Però ridurre l'eliminazione del Napoli a quell'episodio è un errore grave. A parte che il Napoli ce l'ha avuto il rigore e l'ha sbagliato, nessuno ci vieta di pensare che il Napoli ne avrebbe sbagliati due. Per cui anche lì vorrei un po' smontare questa tesi che purtroppo molti giornalisti del Napoli stanno puntando, stanno segnalando, ovvero che il Napoli ha perso per quel calcio di rigore. Secondo me no, secondo me non è andata proprio così. Devo dire che il Napoli è partito fortissimo e dopo i primi 10-15 minuti pensavo che il Milan non avrebbe avuto chance. E invece, pian piano che i minuti passavano, il Milan è uscito fuori e non dico che ha controllato il match perché il possesso palla è stato a favore del Napoli. Però bisogna anche dire che il Napoli non ha creato occasioni pericolose. Maignan si distingue per il rigore parato, ma a parte quello non fa nessuna parata clamorosa. E quindi questa è una cosa su cui riflettere. Secondo me il Milan ha vinto per due motivi principali. Il primo è come Pioli ha organizzato la difesa. Quella è stata la mossa vincente. Osimhen non ha praticamente toccato palla se non il gol allo scadere e Kvaratskhelia è stato sempre raddoppiato. Ecco. Bisogna analizzare anche la partita di Kvaratskhelia, che onestamente ieri sera non ha fatto bene. E non parlo solo per il calcio di rigore, ma in generale Kvaratskhelia è stato il giocatore del Napoli che ha avuto più chance e non ha mai preso lo specchio della porta. Ecco, ieri si è stata fatta una domanda a Spalletti, non è stato pompato troppo Kvaratskhelia. Lui ha detto: io ho provato a abbassare i toni, ma non ci sono riusciti. Kvaratskhelia, secondo me, è un ottimo giocatore. Però non è così determinante da solo come per esempio Leao. Ecco, il Milan Pioli è stato bravissimo perché difensivamente ha raddoppiato sempre su Osimhen, ha raddoppiato sempre su Kvaratskhelia, ha fatto un pressing abbastanza alto sui centrocampisti del Napoli che hanno fatto fatica a girare palla. Zielinski ieri non mi è piaciuto per niente, ma va detto che il Napoli ha fatto poco, non ha tirato nello specchio. Osimhen è stato annullato da Kjær e non è un caso che il gol di Osimhen, se vedete, nasce nel momento in cui Kjær si distrae, non sta su Osimhen e Osimhen infatti anticipa il diretto avversario e segna di testa. L'unica volta in cui non era marcato da Kjær, Osimhen ha segnato. Non credo che sia una coincidenza. Come non credo che sia una coincidenza che Kvaratskhelia ieri abbia fatto fatica, non sia stato determinante. Il giocatore è sicuramente un talento, ma noi in Italia amiamo esagerare. Primo anno fatto sicuramente benissimo, ma quanti calciatori hanno fatto un anno bene in Italia e poi sono spariti? Tanti. Non credo che sarà il caso di Kvaratskhelia, però secondo me prima di arrivare all'Olimpo ci vuole un po' di tempo. Ecco, ottimo giocatore, per carità, lo vorrei anch'io in squadra, ma non diamo i gradi di campione a Kvaratskhelia quando non è ancora il caso. Dall'altra parte l'abbiamo visto, Leao è stato decisivo. Secondo me il Milan ha vinto per l'organizzazione difensiva e Leao che è stato devastante. Due strappi veramente devastanti di Leao hanno deciso la partita. Sul primo il giocatore ha preso rigore che poi Giroud ha sbagliato malamente. Sul secondo invece ha messo uno zuccherino che questa volta Francese non ha potuto sbagliare. Ecco, Leao è stata l'arma decisiva del Milan. E ripeto, nel paragone fra Leao e Kvaratskhelia io prendo sempre Leao, che secondo me ha fatto quel passo in più rispetto a Kvaratskhelia, ha dimostrato di essere determinante, decisivo. È vero, anche Leao ha partite in cui non gioca, ma direi che quando hai un talento del genere ci sta che ci siano delle partite in cui non giri. Ma nei big match Leao mi sembra che è quasi sempre stato decisivo e nella sfida contro il Napoli direi che è stata l'arma vincente di questo Milan. Leao devastante, Leao che non è stato mai veramente bloccato dal Napoli. Ecco, secondo me la partita a scacchi fra Pioli e Spalletti l'ha stravinta Pioli. Non ho capito perché Spalletti non ha organizzato un sistema difensivo per fermare il giocatore più forte del Milan. Leao ha praticamente avuto sempre
tempo e spazio per esprimersi, che secondo me è un gravissimo errore. Insomma, abbiamo visto, penso a Lazio-Milan, Sarri, che non è un difensivista, ha messo Marusic alto su Leao cercando di limitarlo, e infatti Leao in quella partita ha fatto poco o niente. E invece il Napoli che fa? Dà a Leao una prateria per correre via, e infatti abbiamo visto che è stato devastante. Due parole anche su Maignan: credo che la sua assenza sia stata pesantissima per il Milan. Parliamo forse del miglior portiere in Europa al momento, se non il migliore, uno dei migliori. Ieri non fa tantissimo, para però un ottimo rigore, e secondo me i difensori del Milan, quando hanno Maignan dietro, si sentono molto più sicuri. E non lo so quanti punti ha perso il Milan senza Maignan, ma in Champions, e l'abbiamo visto per esempio con Real Madrid con Courtois, il portiere forte fa la differenza, e lo stiamo vedendo. Attenzione, perché ieri Meret secondo me ha giocato bene, non solo il rigore, ma ha fatto anche una bella parata su Giroud. Meret, che se mi seguite sapete che non reputo un grande portiere, quest'anno sta giocando bene, però è anche vero che secondo me all'andata il gol del Milan è un errore di Meret. Ecco, la differenza fra grandi portieri e quelli buoni è quella: Maignan non sbaglia e ti pare anche il rigore. Meret ieri ha giocato bene, ma l'andata secondo me ha gravi responsabilità sul gol. Il Milan che secondo me vince con merito questa sfida contro il Napoli. È curioso notare che il Milan ha battuto il Napoli tre volte quest'anno, e tutte e tre ravvicinate. Non so se Pioli abbia capito il segreto di battere il Napoli, ma sicuramente ha compiuto un'impresa, perché è finita in pareggio, ma onestamente è come se avesse vinto il Milan ieri sera. Napoli in debito di ossigeno? Secondo me un pochino il Napoli è calato, Kvaratskhelia non è più determinante, a centrocampo la palla non gira più veloce come prima, e Osimhen da solo non può fare tutto, deve essere servito, e ieri il Milan è stato bravissimo a non concedere palloni a Osimhen. È anche vero una cosa, che nella Champions, come dice Fabio Capello, la storia c'entra, e secondo me il fatto che il Milan ha questa storia così importante in Champions, in questo scontro diretto, ha avuto un impatto importante. Il Napoli, secondo me, ha sentito troppo la tensione di una partita così importante, perché parliamo dei quarti di finale di Champions League, e non ha giocato da Napoli. Il Milan, invece, forse ha giocato le migliori due partite della stagione proprio contro Napoli nei quarti di Champions League, e va con pieno merito in semifinale di Champions. Non parliamo dell'arbitro, non diamo la scusa del rigore mancato al Napoli, perché ripeto, è una scusa. La realtà è che il Milan sul campo ha meritato, il Napoli deve fare mea culpa e rimediare agli errori commessi in questa doppia sfida. Ovviamente questo è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivimi qua sotto, e noi ci vediamo dopo con un altro video.